fai sentire meglio. Io un tossico che fa qualsiasi cosa per una dose di te. Se sei qui con me, io che mi faccio di te. Ciao, come state? Tu come stai? Io bene. Anche io, benissimo. Grazie. Come vi chiamate? I malati immaginari, io sono Dario. Io sono Laura. Da dove venite? Da Vas, provincia di Chieti. Come vi siete formati? Ci siamo formati e ci siamo conosciuti mentre io suonavo da solo in un locale di zona Basto. Lei era tra il pubblico. Posso dire che ti sono piaciuto? Certo. Ok. Non c'è, esatto. Mi ero trasferito a Basto da poco e non conoscevo nessuno. Laura mi ha dato una mano a suonare in giro per un anno. Mi ha fatto quasi da tour manager, si può dire. Mi ha presentato tutti i locali di zona, finché poi dopo un anno che ci vedevamo, bevevamo birra e ascoltavamo musica insieme, ho detto: senti, ma poiché abbiamo gli stessi gusti, ci piacciono le stesse cose, perché non facciamo una band insieme? E di fatto poi sono nati i Malati Immaginari. Dopo la prima prova che abbiamo fatto, abbiamo scoperto anche di avere una cosa in comune che insomma ci identifica molto, ovvero l'ipocondria. Noi quando ci siamo conosciuti non sapevamo di essere, cioè, come si dice? Io ero ipocondriaco, tu e tu eri ipocondriaca, ma non, sì, non ce l'avevamo mai detto. No. Insomma, quando abbiamo cominciato a suonare insieme, ci siamo resi conto di avere entrambi questo problema. Non lo nascondiamo, non ce ne vergogniamo, anche perché in Italia ne siamo 9 milioni. Così, quindi, di fatto, poi sono nati Malati Immaginari anche come percorso di terapia per poter uscire da questo tipo di problema. E possiamo dire che oggi, a distanza di 4 anni, ne siamo usciti per il momento alla grande. Siamo guariti. Io sì. Quindi il vostro nome deriva da questo? Sì, esatto, deriva da quello che siamo. Abbiamo preso un nostro punto di debolezza e l'abbiamo trasformato in un punto di forza, sicuramente. Quali sono i vostri riferimenti musicali per questo progetto? Oddio. A noi piace molto il post-punk e la dark wave di inizio anni 80, quindi ragionando su nomi illustri, diciamo Joy Division, Cure, Depeche Mode. Poi ognuno di noi ha i suoi gusti. Io sono un grande fan di Beatles e degli U2. Ci incontriamo sempre, esatto, in punti. La signora qui presente è una grande fan di Radiohead e di Patti Smith. Però i nostri riferimenti sono appunto la dark wave di inizio anni 80 e ovviamente la facciamo in italiano con la nostra strumentazione, che ovviamente è un organico differente rispetto a quello di quegli anni. Cosa vi spinge a fare musica? Noi per un periodo non abbiamo fatto musica, siamo stati molto male, quindi di conseguenza la musica è la nostra vocazione, chiamiamola così. È brutto quasi dirlo, sembra anche banale, scontato, ma lo facciamo perché è l'unica cosa che potremmo fare. E cos'è per voi la musica? Io dico, per me è vita. Sono banale se dico anch'io, però comunque così. È la verità. Di cosa parlano le vostre canzoni? Le nostre canzoni parlano fondamentalmente di rapporti umani. Rapporti umani visti da una prospettiva decadente. O meglio, noi guardiamo il marcio che nasce nelle relazioni, che possono essere relazioni sentimentali, relazioni di amicizia o di qualsiasi altra natura. E poiché le nostre canzoni parlano molto di noi nelle nostre canzoni canalizziamo tutto ciò che di negativo abbiamo accumulato e lo esorcizziamo con le nostre canzoni. Quindi le nostre canzoni sono tendenzialmente un po' malinconiche, un po' tristi, il mood è ovviamente molto, molto scuro, molto dark, ma nella vita reale noi siamo persone molto allegre, direi che siamo. Sì, sì. Però ovviamente nella musica, la musica per noi è una valvola di sfogo di tutta la negatività che talvolta purtroppo siamo costretti a circondarci. Hanno anche un intento politico con dei temi, hanno anche dei temi politici? Assolutamente no, siamo musicisti, non abbiamo da veicolare nessun messaggio politico né di propaganda. Sono in che lingua? Italiano. In italiano in ogni canzone c'è sempre una piccola frase in dialetto napoletano, questo sì. Perché questa scelta? Perché sono nato a Napoli e ho sempre avuto il pallino di scrivere una canzone in napoletano, non l'ho mai fatto perché non mi reputo ancora all'altezza, quindi una frase per volta, magari entro gli 80 anni riesco a scrivere la mia prima canzone in napoletano. Da dove prendete spunto
per le canzoni. Prendiamo spunto dalle nostre vite. Dalle nostre vite e da quello che abbiamo ascoltato. Se ci sono dei suoni che ci sono piaciuti particolarmente, proviamo a riprodurli o comunque ricrearli dal vivo, perché noi suoniamo tutto dal vivo, senza basi, senza sequenze. E ovviamente per quanto riguarda l'aspetto lirico, testuale, prendiamo a piene mani da quelle che sono le nostre vite, la vita mia, la vita di Laura e tutto il nostro trascorso presente e futuro. Vi fate dare una mano da un arrangiatore, da un paroliere, da... Allora, noi facciamo tutto noi, anche se abbiamo cambiato complessivamente 3 producer da quando suoniamo insieme. Attualmente il nostro producer si chiama Fabio Cosimo, che sta a Parma, e noi lo salutiamo. Col quale abbiamo anche scritto 2 canzoni insieme e ci ha dato una mano per quanto riguarda i testi di un paio di canzoni, e soprattutto è il nostro produttore, quindi i prossimi lavori che usciranno saranno firmati anche da lui. Live, i concerti vi piacciono o vi terrorizzano? Ci piace, abbiamo aspettato una vita per poter vivere quello che stiamo vivendo. Noi siamo di fatto in tour perenne da 2 anni. Abbiamo dal 1 gennaio 2022 a oggi abbiamo collezionato oltre 120 date. E sì, siamo perennemente in tournée, almeno 2 date a settimana ce le abbiamo sempre, talvolta d'estate arriviamo pure a 20 date al mese, e per noi è una droga. Anche perché ci siamo svegliate alle 6 stamattina. Esatto. <sempre. ride> Esatto. Per venire qui a Cuneo, per noi è tutto molto bello. Abbiamo avuto la fortuna, tra l'altro, di aprire a dei nomi che sono anche i nostri preferiti, come Morgan, come i 3 Allegri Ragazzi Morti, o Mar Pedrini, Giorgio Canali. Abbiamo aperto a Pierpaolo Capovillo tantissime volte, siamo andati in tour con i Meganoidi, attualmente siamo in tour con Isla Vey, ovvero Young Signorino, che è sotto qui a fare il soundcheck. E attualmente siamo in tour con lui da 1 mese, abbiamo un'altra decina di date ancora in giro, e sì, i live sono la nostra vita di fatto. Qual è il posto in cui avete suonato che vi ha emozionato di più? Beh, il Teatro Ariston. Abbiamo suonato al Teatro Ariston, siamo stati finalisti di Sanremo Rock nel 2022. Oggettivamente entrare nell'Ariston da protagonista, anche se ovviamente non eravamo nella kermesse Sanremo principale, ma salire sul palco dell'Ariston e sapere che lì sopra, non li voglio neanche nominare i nomi perché ci sono passati tutti i più grandi. L'emozione più grande per me è stata andare nel bagno dell'Ariston. Il pensiero che là dentro c'era stato Pavarotti o Bonovox mi ha emozionato, questo sicuramente. Poi noi siamo emozionati, ovunque noi andiamo, anche qui, noi questa sera siamo tanto emozionati, anche perché il Cinema Vecchio è un grande live club che ha un grande nome, e soprattutto è anche molto molto bello. Noi facciamo i complimenti ai fonici e a tutto lo staff, perché il suono è veramente spettacolare giù. Grazie. Avete una scaramanzia prima di salire sul palco? Di solito, non so perché, puntualmente, ogni volta prima di salire sul palco, o io o lei, o viene lei da me, o vado io da lei, e ci diciamo a vicenda, devo cacare. E la scaramanzia è questa, tu ce l'hai chiesto, non abbiamo... Si dice merda, noi... Siamo sinceri, noi la produciamo. Che cosa non deve mai mancare di un vostro concerto? La serenità, poi ci adattiamo a qualsiasi situazione, la serenità, perché noi facciamo musica per star bene. Fondamentalmente, quando la facciamo siamo bene, talvolta però possono esserci degli incidenti di percorso, qualche ostacolo che va a minare la serenità, ma abbiamo la fortuna di avere un rapporto io e lei molto affiatato, e la serenità ce la diamo, siamo molto in grado di darcela a vicenda, quindi sì, poi possiamo suonare senza birra, senza Coca-Cola, senza acqua, senza niente, servono gli strumenti e un po' di voglia, tutto qui. Cosa portate sul palco? Vai, tu che porti sul palco? Allora, io percussione, vabbè, caon, mi sono creata un set tutto mio, insomma. Ero partita dal caon e poi ho aggiunto rullante, piatto, quindi riepilogando, due rullanti. Sì, adesso 2 rullanti, da poco. Caon, 2 rullanti, un Charlie e un piatto. E il caon con il pedale della cassa, tipo... Sonagli, campanacci. Dai, c'è un bel set di Sonagli, no.
E, io invece vado con chitarra acustica, che tutto sembra tranne che una chitarra acustica, però quella avevo, quindi quello mi porto perché vado molto effettato. E ho un piccolo synth che è il micro Korg della Korg, appunto, che è un gran bel giocattolino. E poi il mio microfono Shure SM58 da quando avevo 15 anni, me lo porto sempre. Lo porto sempre con me. Questa è la nostra strumentazione. Effetti, cosa? Effetti, io utilizzo tanto reverbero, tanto delay, c'ho un overdrive e ovviamente poi reverbero shimmer, compressione e via. Utilizzo una loop station perché sia il synth, sia la chitarra, sia la voce la processo con una loop station per poter creare comunque, essendo in due e non portandoci basi, le basi le creiamo noi direttamente dal vivo suonando, quindi per avere un suono molto più pieno e sovrastrutturato con basso, batteria, chitarra, synth e voce. Grazie alla loop station lo possiamo ottenere. Dal punto di vista puramente estetico, per i vostri live l'abbigliamento, le luci, le visual sono importanti? Sono fondamentali. Questa è la nostra divisa live, è sempre la stessa da due anni a questa parte. E ce la siamo fatta noi. E ci piace il nero? Ti piace il nero a te? No, per niente proprio. No, non ci piace il nero, però il nero lo utilizziamo spesso perché ci piace, ci identifica, non in quanto tristezza o horror, ma il nero ci ricorda la notte, quindi la notte, esatto, quindi tutto ciò che è silenzioso, tutto ciò che è calmo, tutto ciò che ti collega direttamente all'universo. La notte è nera, l'universo è nero, quindi noi siamo come la notte. Ci piace pensarci così. Parlando di nero oscurità, c'è stato un periodo nero per tutto il mondo, direi, nonché il lockdown. Durante questo periodo voi siete... Siamo nati di fatto nel lockdown, perché noi ci siamo formati esattamente un paio di mesi prima del lockdown. Abbiamo buttato a terra le nostre primissime 2-3 canzoni e poi è arrivato appunto il lockdown. Ci siamo chiusi. Non vivendo insieme, abbiamo suonato a distanza durante il primissimo lockdown. Ci eravamo imposti di scrivere comunque una canzone a settimana e di girare uno di quei video con lo split screen, non so se sei presente, dove lo schermo lo dividi in due. Lei a casa sua con la sua strumentazione, io con la chitarra e pianoforte, e abbiamo registrato ogni settimana un video di una canzone nuova scritta. Nel frattempo l'abbiamo scritta al telefono, l'abbiamo scritta via chat. E quel periodo là è stato anche molto prolifico perché circa la metà delle canzoni che portiamo in giro sono nate in quel periodo. E poi durante il secondo lockdown, lo ammettiamo, non siamo rimasti a casa, ci siamo visti per suonare clandestinamente perché abbiamo comunque la nostra saletta e abbiamo riarrangiato tutti i pezzi che avevamo, e ancora oggi la maggior parte degli arrangiamenti che portiamo in giro di quelle canzoni risalgono al secondo lockdown. Social, li usate, non li usate, li odiate? Non abbiamo un ottimo rapporto dal punto di vista personale con i social, però comunque con i malati immaginari lo utilizziamo tanto, pubblichiamo tante storie e ovviamente di fatto è la nostra vetrina, anche perché riallacciandoci al lockdown, essendo nati durante il lockdown, l'unico palcoscenico che abbiamo avuto erano i social, quindi Instagram e Facebook in particolare, e di fatto siamo una band, un duo nato sui social, quindi per noi è molto molto importante. Abbiamo il nostro seguito che tra l'altro ci supporta e ci vuole tanto bene. E sì, usate i social perché attualmente sono l'unica vetrina veramente importante che possiamo... Purtroppo, aggiungo purtroppo, però di fatto la gestisce l'artista in prima persona, quindi c'è un contatto diretto sia col pubblico che sia proprio con i contenuti che vuoi mostrare. Non ha filtri, non ci sono filtri esterni, quindi a quel punto là poi vince davvero la sincerità e il messaggio vincente. Come vedete la scena musicale italiana? Io posso andarmene? No, vabbè, ma non sembra che uno poi voglia parlarne male. È chiaro che noi siamo cresciuti con nomi come Marlene Kunz, Subsonica, After Hours, che so, i CCCP, i primi Litfiba. Comunque la musica italiana, anche il cantautorato italiano degli anni 90, che ne so, Nicolò Fabi oppure Silvestri, Gazzè, siamo cresciuti con questi nomi, quindi purtroppo il panorama attuale italiano lo guardiamo con molta tristezza, però
De Gustibus non disputando un mess dicevano persone molto più intelligenti in gamba di me, quindi se c'è a chi piace significa che è valida. A noi, noi preferiamo fare quello che facciamo noi sicuramente. Avete in futuro dei progetti, uscite di dischi, videoclip? Allora, noi il 26 gennaio usciremo con il nostro nuovo singolo che si chiama I Love You, che tra l'altro è stata anche la primissima canzone che abbiamo scritto insieme, però la facciamo uscire adesso, l'abbiamo prodotta a Roma con Alessandro Forte, e uscirà poi un videoclip a distanza di un paio di settimane. Questo singolo anticiperà poi l'uscita del nostro secondo EP che si chiama Emostatico e che uscirà poi in primavera con altre 5 canzoni. In più stiamo producendo il nuovo EP ancora, un futuro EP che uscirà poi in autunno, periodo natalizio prossimo, con Fabio Cosimo che ci sta aspettando a Parma, e fra 2 settimane andiamo da lui e andiamo a fare una bella session. Come vi vedete tra 5 anni? No, ho smesso di immaginarmi perché tutto quello che ho pensato nella mia vita che si potesse avverare non è mai successo, quindi preferisco vivermi il presente. Tra 5 anni poi vedremo. Io spero di essere ancora qui con Laura, con i Malati Immaginari, a fare quello che sarà il nostro percorso tra 5 anni, che può essere dove stiamo adesso, più su o più giù, a me non interessa, io così sto bene, quindi l'importante è stare sempre bene. Spero che tra 5 anni di star bene come sono adesso. Giovani. Beh, qua là ci stanno i chirurghi, ci stanno le creme. Tu come ti vedi tra 5 anni? Bella come il sole. Esatto. Volete lasciare i vostri riferimenti social? Absolutely yes. Su Facebook siamo I Malati Immaginari, scritto tutto attaccato. Ma comunque, se cercate I Malati Immaginari su Google vi uscirà Facebook, vi uscirà Instagram, vi uscirà YouTube, vi uscirà Bandcamp, Produzioni dal Basso. Che altro esce se ci cercano? Qualche intervista a quella? Ma comunque siamo su Facebook, su Instagram, YouTube, Su Google, su Bandcamp, ovunque tranne che su TikTok. 3 artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere. Io dico i miei 3 preferiti, la mia trinità. Poi sarò forse banale, ma per me Beatles, U2 e Depeche Mode. Nirvana, Radiohead e Patti Smith. Non c'entrano i Queen, però a me non c'entra Jeff Buckley. Molte grazie. Ciao. Grazie a te. Ciao.